Cioè, amiche e cioè, amici, come capire che tipa è? Guarda la foto del profilo di Facebook. La foto del profilo che noi mettiamo sul profilo, non le foto scattate in generale, ma quella proprio messa sul profilo, dà molte indicazioni di noi stessi, dà molte indicazioni delle nostre caratteristiche. È una foto che viene scelta deliberatamente. Apparentemente viene scelta a livello logico, ma a livello emotivo, la nostra parte emotiva e fa emergere delle caratteristiche, non viene scelta soltanto da un punto di vista logico-razionale, c'entra anche un qualcosa di razionale collegato con noi stessi. Tendiamo a proiettare nella foto messa sul profilo quelle che sono le nostre caratteristiche. Ovviamente indicazioni di massima, che però possono essere utili per capire delle cose della persona. Ad esempio, una donna che mette una foto stravagante, una foto molto particolare, molto, con degli occhiali particolari, che fa delle cose molto particolari, stravagante, è una persona che sicuramente è aperta a nuove esperienze, aperta alla novità, ha un metaprogramma della PNL verso andare verso nuovi obiettivi, andare verso nuove esperienze, andare verso nuove situazioni. Poi invece ci sono persone che mettono delle foto artistiche, foto fatte diciamo a regola d'arte, proprio dove si esprime l'arte attraverso la foto. Persone di questo genere sono sicuramente personalità di tipo estroverso, talvolta egocentriche, e persone che hanno voglia in qualche modo di mettersi in mostra, vogliono essere al centro dell'attenzione, quindi l'egocentrismo è la parte fondamentale è un tratto fondamentale del carattere di queste persone. Poi c'è chi invece mette foto istituzionali, ad esempio, non lo so, chi fa il ferroviere mette la foto vestito da ferroviere, per fare un esempio, comunque una foto molto istituzionale. Sono persone, diciamo, molto istituzionali che hanno una forte autodisciplina e tendono a definire il mondo attraverso il bianco e il nero, attraverso il giusto e lo sbagliato, e quindi sono molto condizionati, diciamo così, dalla società. Poi invece ci sono persone che non mettono la loro foto, ma mettono un oggetto o qualcos'altro. Queste sono persone nervose, un po' tendenti al nevrotico, ansiose, che hanno paura di tutto, hanno paura di esprimersi, hanno paura di esporsi, a tal punto che non mettono nemmeno la foto loro, ma mettono un surrogato, quindi esprimono grosse paure fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!